Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video aggiornamento riguardante appunto il server Minecraft. Una settimana fa infatti ho fatto la votazione, ho aperto le votazioni per appunto scegliere il futuro del server Minecraft. E appunto oggi sono qua per comunicarvi le votazioni, perché appunto avevo detto che sarebbe durato una settimana il voto. Devo dire che sono rimasto sorpreso dalla quantità di gente che ha votato, perché non me ne aspettavo così tanta. Voglio ringraziarvi per questo, perché veramente mi fa capire che vi interessa, che comunque ci tenete, e mi fa molto piacere, a prescindere da cosa abbiate votato. E niente, quindi adesso vado a comunicarvi le votazioni e parleremo poi anche di altre cose molto in breve, comunque riguardo i builder e altre cose. Allora, innanzitutto le votazioni sono queste che vedete adesso a schermo. Ha vinto la 3. Il numero di voti non è neanche troppo diciamo, differente, troppo, come si può dire, troppo netto. Nel senso, non c'è una grande, diciamo, distinzione evidente tra una votazione e l'altra. Infatti quelle maggiori sono state la 3 e la 4. Ha vinto la 3, ma la 4, diciamo, gli stava abbastanza dietro. E quindi niente, insomma, ha vinto la 3. E quindi adesso si procederà a fare il server fan. E poi dopo a costruire, diciamo, la zona fan. E poi dopo, piano piano, si farà anche la storia. Il server aprirà tra circa 2 settimane, più o Un giorno meno, prima, giorno dopo, guarda. e niente, insomma, indicativamente, e poi adesso comunque lascio la parola a Samuel per quanto riguarda i builder. Poi se avete altre domande fatele pure in descrizione, insomma, lascio la parola a Samuel, parla tu del restante discorso. Ok, allora, come potete vedere, comunque stiamo costruendo, diciamo stiamo costruendo dalla mattina alla sera, veramente proprio come dei pazzi, come dei drogati, per riuscire, diciamo, ad aprirlo il prima possibile. E presto, cioè inizieremo praticamente mentre costruiamo e ogni tanto andremo in live con il canale che poi ovviamente Si è vedrà, del... Sì, vabbè, tipo. poi comunque qualsiasi canale, in ogni caso comunque poi verrete avvisati tramite la pagina di Facebook, quindi oltretutto consiglio pure a tutti coloro che stanno ascoltando di mettere magari mi piace la pagina di Facebook dei TPG, in modo Sì, tale da sì. Le poter seguire anche tutti gli aggiornamenti novità, e magari sì. alcuni spoiler. E niente, praticamente tramite questi live noi costruiremo, quindi non sono live nei quali giochiamo, diciamo, a dei minigame o qualsiasi altra cosa, ma sono dei live nei quali noi costruiamo. Tramite questi live voi potrete sia suggerire nuove idee, che potete vedere, diciamo, in anteprima alcune costruzioni del server o come vengono costruite alcune, diciamo, Sì, costruzioni. perché infatti, cioè, ti fermo giusto un secondo. Adesso non è che non c'è un cazzo, non vi stiamo mostrando niente diverso, che poi magari qualcuno pensa che non abbiamo fatto un cazzo, Sì, in effetti. ma anche perché comunque si nota che sono un po' coglione, tipo giro a destra e a sinistra quando sono tutto da un lato. Comunque vai avanti, parla. Quindi praticamente tramite questi live voi potrete sia darci il vostro feedback, quindi se vi piace il server, potrete anche addirittura consigliare magari, che ne so, un materiale rispetto che un altro, insomma sarete anche voi ad aiutarci. In più, oltre a questo, quello diciamo che avevo pensato di fare insieme a TPG, è quello di praticamente di durante i live diciamo, dare l'occasione anche a qualcuno di voi di poter entrare a darci una mano. Ovviamente è specifico che chi viene entra a darci una mano ovviamente verrà comunque controllato e verrà sia aggiunto, ovviamente questo server c'ha la whitelist, quindi verrà aggiunto e verrà, diciamo, tolto una volta che noi ce ne andremo, comunque una volta che avrà finito di aiutarci o comunque eccetera eccetera. Quindi sarà, diciamo, tipo Momentaneo. a lavoro momentaneo. Comunque, oltretutto, oltre che comunque darci una mano, quindi magari può essere un piacere nostro, un piacere anche vostro, diciamo, darci una mano, e nel momento in cui, quando apriremo il server, quindi apriremo, diciamo, le iscrizioni per i builder, eccetera, eccetera, chi ci ha dato una mano, ovviamente noi ci segneremo i nick e comunque vedremo, no, nel frattempo quello quanto ci aiuta, eccetera, quanto è disponibile. Ovviamente le persone che ci avranno aiutato durante i live avranno ovviamente... verranno considerate molto di più rispetto a che, oppure comunque vi faccio un esempio, quando apriamo il server ovviamente non è che tutte le persone fanno richiesta potranno entrare nel
diciamo, nella parte dei builder, nello staff dei builder. Ci saranno, facciamo un esempio, 5 posti liberi. Mo per dire, sì, cioè, è un esempio. Nel momento in cui 3 persone ci hanno aiutate, si sono rivelate, diciamo, utili e brave nell'aiutarci, già quelle 3 che sono venute in live e ci hanno già aiutato avranno la possibilità, se ovviamente fanno domanda quando il server sarà aperto, di entrare nello staff senza fare granché di... senza fare, insomma, casini, senza problemi. È un po' sfasato quello. Ok, vabbè. Questo qui sarà il plot degli stupidi. Lo chiamo Umberto. Vabbè, insomma, niente, alla fin fine quello che c'era da dire appunto era questo dei builder. Quindi per i builder, visto che moltissimi mi hanno chiesto, ma proprio tanti, per quanto riguarda i builder, lo dico adesso. Adesso vi faremo sapere, adesso ci saranno i live, comunque verranno, vedremo poi se verranno registrati direttamente qua sul canale o li facciamo su Twitch o si vede poi, questo non lo so. Però a prescindere da questo, poi per quanto riguarda tutte le informazioni riguardo i builder, le scriveremo su Facebook, me le dirò anche in video. O comunque, in ogni caso, i builder veri e propri, cioè veri e propri builder, verranno decisi quando il server viene aperto. Mentre gli altri, quelli che vengono ad aiutarci, diciamo che vengono presi più in considerazione, perché avendoci aiutato già abbiamo un'idea di come lavorano, e in più ci hanno anche aiutato prima dell'apertura, quindi ne teniamo conto. Poi ovviamente non è che... cioè, per farvi un esempio, non è che se uno viene prima dell'apertura ad aiutarci ma non fa niente, per forza diventa builder. Ovviamente, cioè, con una minima selezione, cioè nel senso, se uno si dimostra che non dico che per forza sappia, sia bravissimo, ma almeno che si dimostra che c'ha voglia di fare, fa bene le cose, un minimo, o ascolta quello che diciamo, eccetera, allora in quel caso magari teniamo conto. Ma non è che se uno viene così, mette un blocco e non fa niente, diventa builder, cioè non è che poi magari qualcuno pensa... Sì, non bisogna travisare, diciamo. Cioè, okay, gentili, ma fino a un certo punto. E nulla, e non dilungherei troppo questo video, visto che è già durato tanto. Se avete qualsiasi domanda, fatela in descrizione e poi vi risponderò. Vi faremo sapere tra 2 settimane con ci sarà il video, penso, dell'apertura del server. Penso che farò un video trailer, qualcosa del genere, mi inventerò qualcosa. Quindi ci vediamo tra 2 settimane. Anzi, ci vediamo al prossimo video. Ai prossimi live, magari. Ai prossimi live, quello che è. Ciao, ciao.